Per alcuni il poker o il gioco delle carte in generale non è altro che un modo per spendere del tempo in compagnia, soprattutto nel periodo natalizio. Per alcuni è uno sport, per alcuni sportivi famosi è diventato un modo per fare un sacco di soldi attraverso loro essere testimonial. Per altri ancora invece il poker e il gioco delle carte è cominciato a diventare una serie di circostanze non molto semplici da gestire. Guardiamo questo breve video di un minuto circa e poi insieme analizzeremo alcune informazioni. Tutto sommato, ad esempio, il poker non è altro che un gioco d'azzardo e il nome poker deriva probabilmente dal termine francese poker, che tradotto significa ingannare. Il gioco d'azzardo patologico tipicamente inizia nella prima adolescenza nei maschi e più tardivamente nelle femmine. Generalmente vi è una progressione della frequenza del gioco d'azzardo, delle somme scommesse e dell'eccessiva dedizione al gioco e alla ricerca di denaro con cui giocare. Portano queste ad un allontanamento dalla famiglia, di abbandono, solitudine e anche di problemi legali. L'impulso e l'attività di gioco d'azzardo generalmente aumentano durante periodi di stress o di depressione. Si stima che in Italia ci siano almeno 800.000 casi di giocatori d'azzardo patologici. Il fumo, l'alcol, il gioco d'azzardo rimangono un vizio finché non insorgono le caratteristiche tipiche della dipendenza, e cioè tolleranza, bisogno di sempre più sostanza o più gioco per ottenere lo stesso livello di eccitamento, astinenza, nervosismo, ansia, tremori, si tenta di smettere ma le cose peggiorano, perdita di controllo, presunta capacità di poter smettere senza riuscirci nella realtà. Il gioco d'azzardo patologico è una malattia da alcuni definita molto grave e si è calcolato infatti che i tentativi addirittura di suicidio nei giocatori d'azzardo patologici, anche grazie al supporto dei videopoker, sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione italiana. Allo stesso modo è frequente lo sviluppo di disturbi legati allo stress, come dolori allo stomaco, ulcere, coliti, insonnia, ipertensioni, malattie cardiache, emicranie, eccetera. Un giocatore veramente dipendente è una persona in cui l'impulso per il gioco diviene un bisogno irrefrenabile e incontrollabile. L'autoinganno e il ricorso a ragionamenti apparentemente razionali assumono la funzione di strumenti di controllo del senso di colpa e innestano ed alimentano un circolo autodistruttivo in cui se il giocatore dipendente perde, giustifica il suo gioco insistente col tentativo di rifarsi e di riuscire almeno a riprendere i soldi persi. Se vince, invece, si giustifica affermando che è il suo giorno fortunato e deve approfittarne. Più i familiari e amici cercano di mettere di fronte la persona dipendente da gioco d'azzardo con la sua malattia, più questa persevera nel suo atteggiamento di negazione del problema. Negare il problema è un meccanismo di autodifesa che permette al malato di non rendersi conto che è diventato un giocatore d'azzardo patologico. Mentire agli altri e a se stesso serve per non dover affrontare una situazione difficile da accettare. Vi sono diversi modi per negare il problema. Banalizzandolo, gioco come tutti gli altri. Dando la colpa agli altri, gioco perché ho perso il lavoro o ancora non l'ho trovato. Inventandosi delle scuse. Gioco perché mia moglie mi ha tradito. Diventando aggressivi, fatevi gli affari vostri, minimizzando il problema.
Sì, è vero, ho giocato, ma in fondo ho perso solo 10 euro. Una persona dipendente dal gioco d'azzardo che nega il suo problema è una persona che non riesce ad accettare la propria malattia. Sicuramente queste informazioni appena elencate non appartengono al tuo caso. Tu hai il controllo, il pieno controllo delle circostanze, tu hai il pieno controllo del poker e non è il poker che controlla te. Sicuramente tu non sei malato, sei libero. Se invece tu ti stessi rendendo conto che non è così, ci sono almeno un paio di strade che puoi sicuramente percorrere per uscire da questa difficoltà. Posso consigliarti, ad esempio, sulla base di alcune ricerche che ho effettuato, chess.it, che è un centro per lo studio e la terapia delle psicopatologie. Puoi affidarti a dei professionisti e chiedere loro aiuto. C'è poi un'altra strada, che è quella di ricorrere al più grande professionista che esista, e il suo nome è Gesù. Tu puoi chiedere aiuto a Dio attraverso Gesù e puoi farlo in questo momento. Se non riesci più a gestire il controllo della tua vita, se stai perdendo energie, tempo, risorse, soldi, amicizie, familiari, credibilità, fiducia negli altri e in te stesso, se non riesci ad essere onesto con te stesso, puoi provare ad essere onesto con Dio e puoi fare una semplice preghiera. Puoi dire: Signore, io ho bisogno del tuo aiuto. Io non riesco più a gestire questo problema nella mia vita. Non lo voglio più. Io voglio essere libero. Signore, io ti chiedo di liberarmi, di guarirmi, di aiutarmi. Ed io ti prometto che il Signore ti aiuterà. Ha aiutato migliaia di persone. Ha aiutato anche me. Non con il poker, ma con altre cose. Se vuoi anche condividere con me personalmente la tua storia, io sono molto contento di poterti ascoltare. Puoi cercarmi attraverso i social network, c'è Facebook, c'è YouTube, c'è Instagram, ovunque puoi trovare un modo per entrare in contatto. Dio ti benedica.